che riesce a servire Cappellari, il pallone dietro dalle parti di Vice Domini, Tejo. Casalinga domenica scorsa contro il Ginusa, la rete di Agudrin. Deciso il match. Adesso però con che dubbio sinceramente sulla decisione del direttore di gara. Però i giocatori in campo stanno protestando pochissimo. Pallone che adesso arriva dalle parti di Martina, che non era riuscito a segnare tra l'undicesimo e il quindicesimo minuto, che è solitamente.
di ritorno con il tacco e poi scarimbolo, esce palla al piede, arriva Tejo che riesce anche a raccogliere il pallone, e ancora Tejo in due occasioni e ora scossone al gol subito dopo pochi secondi, il Gallipoli ha provato subito a reagire anche tra i difensori centrali. Delgado 1-2 con Tejo, ancora rigore, chiudono in barriera, parte il numero 8, il cross al centro della rigore, il colpo di testa non inquadra lo specchio della e resiste anche e partiti ancora che si può coordinare al volo, conclusione sbilenca, poi arriva Tejo che prova la conclusione ed è subito calcio d'angolo e occasione per il Martina quando è passato un minuto. Pallone battuto corto, poi Tejo la mette al centro verso... affiancato da Amatulli e Mangialardi, proprio ora Tejo in possesso del pallone, in avanti. Sulla difesa e allora Cerutti... l'appoggio per non lasciare nulla di intentato, necessità di portare a casa qualche punto per cercare di emergere. De Luca non riesce a trattenere palle, allora adesso è il Martina che prova a impostare la manovra offensiva con Tejo, sulla fascia c'è il libero Conte, le mura amiche dello stadio Tursi e la tifoseria questa...